sarà facile. Di norma avresti attraversato il Clavering Boulevard, ma ora è dura. Metà della città è morta di peste e l'altra combatte per ciò che resta. La milizia presidia le strade più grandi e ha piazzato muri di luce dappertutto. Se provi ad attraversarne uno, ti ritrovi fritto come una patata. Le bande occupano tutto il territorio non controllato dalla milizia. E poi ci sono i tipi strani che vivono ai margini, come Nonna Cencia. È una svitata. Non so cosa sia peggio. A te la scelta. Andiamo, è quasi mezzanotte. Stai piano. Non farli cadere. Il canale fa già abbastanza schifo. Ehi, cosa c'è? L'ultimo si è mosso, mi sembra. Cosa? Sì, il piccoletto. E ora che faccio? Impossibile. Li ho controllati io stesso. Torna al lavoro. Beh, ora non si muove più. Non posso perdere il lavoro. Se mi chiede una bottiglia, gliela porto. Se mi chiede del cibo, glielo porto. Se mi ordina di spogliarmi... Attenzione, Gito... I seguenti negozi sono stati chiusi e confiscati dallo Stato perché contaminati. Chirurgo, birreria Il Duca e la Ballerina, stamperia da Merlis, Emporio Sella e Sellino di Penny e la sala da gioco di Smoke Street. Uno, due, tre, essa! Aiuto! Aiuto!
Attenzione, cittadini di Dunwall. Questo è un annuncio speciale da parte dell'onorevole Lord Reggente. Vi parla il Lord Reggente. Vi informo con riluttanza che il mio incarico è stato prolungato fino al mese dei raccolti e probabilmente oltre. Visto il perdurare della crisi, i sacerdoti dell'abbazia dell'uomo qualunque continueranno a prestare servizio per lo Stato e sono autorizzati a usare la forza laddove lo ritengano necessario per ristabilire l'ordine. All'alto sacerdote Campbell va tutta la nostra gratitudine per i servizi resi dal suo ordine. Che ti ho detto? Il coltello va sempre a sinistra. Va sempre a sinistra. Non mi ascolti mai. Tesoro? Sei proprio tu, marito adorato? Ah, la mia vista non è più come un tempo. Hai visto i miei uccellini? I piccoli staranno morendo di fame senza la loro nonna. Uccellini? Qui? Oh, santi numi! Credo di avere di nuovo dei pretendenti, ma non sono buoni come quelli di una volta. Li conosco. Non sembrano nemmeno persone educate. Nonna Cencia, facci entrare. Ah, beh, se ne andranno se tengono alla loro vita. Che seccatura! Tieni la chiave della porta d'ingresso. Pensi tu a quei giovinastri, vero? Oggi gli uccellini sono tristi. Facci entrare, nonna! Ma guarda un po' questo! Non puoi girare per Bottle Street conciato così. Quel costume deve costare parecchio. Potrei regalarlo alla mia ragazza. Forza, prendiamolo! Mettigli il muso! Suo padre è stato tra i lì, a morire. Crepa, schifoso bastardo! Che ti ho detto? Il coltello va sempre... Ah, tesoro. Sapevo che mi avresti aiutata con quegli screanzati. Sei così coraggioso. Ascolta, nonna ha un regalo di compleanno per te. L'ho ricevuto dall'esterno e ora voglio donarlo a te. Sali, è di sopra, sulla toletta. Ti farà fare proprio un bel figurone. Ricordi quanto ballavamo? Le nostre feste superavano persino quelle di Villa Boyle. Chiunque voleva esserci. Se fossi un uccellino lo mangerei. Sì, non c'è dubbio. Spero che il mio regalino ti piaccia. È il minimo che possa fare dopo che hai scacciato quei teppisti. Non sopporto i bambini di Bottle Street. Sono tutti dei bricconi. Mele marce. Slack Joe, poi, è il peggiore di tutti. Sai cosa pensavo? Potresti farmi un altro favore. Un favore piccolo. In cambio di un altro regalo. Un'altra bella runa ottenuta dalle ossa di una balena morta. Ricordi il mio dottore, tesoro? Il dottor Galvani? Quello sì che è uno in gamba. Il suo laboratorio è pieno di tutti i tipi di viscere di topo e malattie di ogni tipo.
Non sarebbe male se un po' di quella schifezza finisse negli elisir della banda di Bottle Street. Così imparerebbero. Pensaci tu. Ti porterò un altro regalo proprio come il primo. Galvani vive sul Clavering Boulevard. O almeno ci viveva. Che tempi quelli. Sparisci. I miei piccoli uccellini hanno fame. Che tesori. Sono timidi. Finché sarai qui, non si faranno vivi. Se fossi un uccellino, lo mangerei. Sì, non c'è dubbio. Che ti ho detto? Il coltello va sempre a sinistra. Va sempre a sinistra. Non mi ascolti mai. Attento, Corvo. La chiamano Nonna Cencia. Non indovineresti mai il suo vero nome o quello della sua famiglia. Ma un tempo un imperatore ha chiesto la sua mano. I giovani aristocratici si sono sfidati a duello per lei. L'ho vista valutare il loro valore uno per uno e lasciarli a bocca asciutta. Poi ha fatto un'altra scelta. Stai andando ad affrontare l'alto sacerdote, il capo di un vasto culto basato sull'odio nei miei confronti. Mi domando che cosa farai. Via! Fuori! Se fossi un uccellino lo mangerei. Attenzione, cittadini di Dunmore. L'accesso al John Clavering Boulevard è ristretto agli autorizzati. Chiunque è passibile di perquisizione o arresto a discrezione della milizia. Andrò in fondo a questa storia. Massima attenzione. Merda. Ora sei mio. Alle armi, bastardo. Una botta in testa. Ti troverò. Continua a nasconderti. Eccoti. Aiuto! Aggiratelo! Thank you.
fermo. Hai per caso toccato la maniglia del laboratorio di Galvani? Sì, credo di sì. Allora devi lavarti. I ratti spargono ovunque le loro essenze vitali, l'ha detto il dottore. Cosa sta? Sei mio! Girategli intorno! Per la milizia! Ovviamente il ratto della peste si distingue da quello ordinario, ma in che cosa? Nelle dimensioni e nella ruvidezza del pelo. Inoltre, sebbene gli esperimenti siano incompleti, ritengo sia anche più intelligente. Nel suo studio zoologico, Coriander cita solo il ratto ordinario, quindi quello della peste è qui da 5 anni, 7 al massimo. Non è stata una migrazione graduale. Possibile che sia stato introdotto di proposito, magari da una potenza straniera. Thank you.
lasciatemi, sto bene. Ci hanno detto il contrario. È solo un rapporto. Sicuro? Sai che... ispezionarti bene. E c'è una tassa sulle ispezioni. All'oblio voi e Bottle Street. Fatemi uscire! Ehi, non parlarci in questo modo! Bottle Street è qui per riscuotere la sua parte. Quindi frugati le tasche e facciamola finita. Già, non possiamo farci nulla. È così che si fa. C'è una tassa a Bottle Street. C'è nessuno? Sono chiuso qui! Fatemi uscire! C'è nessuno? Ti devo un favore. Non ti chiederò della maschera. Dopo un trucco simile nemmeno io vorrei farmi riconoscere. Sai che ti dico? Mi sdebiterò. Sono Griff. Passa al mio negozio. O meglio, un tempo lo era. Ma ora mi sono ridotto a recuperare oggetti qua e là in questa città moribonda. Se ti serve qualcosa, te la venderò io a buon prezzo. Forse un giorno la peste passerà e tutto tornerà normale. Fino ad allora mi toccherà frugare fra gli scarti. Indietro! Allontanati, o te lo faccio a fette! Stammi lontano. Forza, prendiamo! Mi darò il pasto ai ratti! Giratevi entrate e tanto ai pesci! Dove sei? Infilzategli gli occhi! Buona stronzo! Prendetelo! Qualcuno venga qui! Tanto ti butterò nel fiume! Combatti di merda! Vediamo come sei fatto dentro! Thank you.
combatti di merda. Muori! Perdetevi. Qualcuno mi dia una mano! Girategli intorno! Bravo! Continuo! Vi darò il pasto ai ratti! Vediamo come sei. Non andrà più via. Mai, mai, mai. Sapevo che non mi avresti delusa. Ora posso passeggiare tranquillamente sul litorale. Non ho dimenticato il tuo regalino. È al piano di sopra, tesoro. Thank you.
Allora? Funziona? E tu che ne dici? Al diavolo. Eyeburn. Forza! Lancia quel maledetto ratto! Fa sempre ridere! Deve essere finito l'olio. Come l'arpione di un baleniere. Avrà avuto 50 anni. Combatteva per lì. Ho sentito dire che la pelle inizia a venir via il secondo giorno. Dico bene? Oppure ti... Corvo, sono io. Che sollievo vedere la tua maschera. So chi sei e cosa sei venuto a fare. Posso aiutarti. Liberami e ti offrirò un boccale di birra. Per... È bello essere di nuovo in piedi. Grazie, Corvo. Ciò per cui sei qui stasera è della massima importanza. Dobbiamo trovare Emily, quindi uccidi Campbell. E fallo in fretta. Quando sarà morto, fruga il suo cadavere. E cerca il famoso diario nero. Poi vattene. È con un capitano delle guardie, Carnau. Secondo i miei informatori, sta cercando di avvelenarlo. Usa queste informazioni a tuo vantaggio.
Bene, pare che qui io abbia finito, quindi me ne torno al Lone Pits Pub. Se incontrerò il barcaiolo Samuel, gli dirò di cercarti al cortile posteriore, proprio dietro l'ufficio dell'Alto Sacerdote. Che tutti gli spiriti ti guidino e che il nemico cada senza causarti alcun danno. Stavo leggendo qualcosa in archivio sulla marchiatura dell'eretico. Sembra doloroso. Hai assistito al rituale? Non ho mai visto una marchiatura dell'eretico. No, è un evento molto raro. Ma ho spiato il volto di un marchiato. Un ex membro dell'ordine, ovviamente. Durante una ritirata abbiamo attraversato una città di pescatori e l'ho visto implorare. Che cosa aveva fatto? Chi può dirlo? Il marchio è riservato a un sacerdote o persino a un alto sacerdote che violi i nostri codici e debba essere bandito per sempre. Tieni bene a mente le 7 costrizioni e non dovrai mai preoccupartene. Lo farò, fratello. La città è messa male. Possibile che peggiori. È molto probabile. Guardi a me! Stasera ci vediamo per un sigaro e un whisky. Sì, certo. Eh? Aiuto! Cos'è stato? Pensi di ottenere una squadra tutta tua dopo ieri notte? È molto probabile. Ahem.
Che l'esterno. Le 5 caratteristiche in cui spera di soggiogare i giusti. È paziente, poiché attende ogni ore e ogni giorno delle nostre per entrare nei nostri cuori. È assicurato che tutti fanno il suo volere senza saperlo. È forte. È solo lottando estremamente. Sottosuolo, nonché infiniti trucchi e arti di magia nera. E infine è eterno, poiché vive da molte. Il viaggio si è andato bene. La milizia mi ha presidiare le strade laterali. Sono solo gruppi di bambini che si divertono a giocare. Bene, bene. E tua nipote? Calista, vero? Sono in ansia per lei. La troverò. Passando al setaccio i distretti. Povera ragazza. Calista è piena di risorse. Probabilmente ha trovato un posto sicuro per nascondersi. Se i miei sacerdoti scopriranno qualcosa, te lo dirò. Così odioso. Ma sono d'accordo, muore una puttana e guarda che succede. Vuoi un po' di vino? È un rosso di tibia. Grazie. Ma chi è stato lì? Capitano, ti devo le mie scuse. Non è questa. Ieri notte hai partecipato al coprifuoco. Per 6 ore. Ho perlustrato il luogo da cima a fondo. Da mangiare c'era solo la brodaglia che ti amo gratis. Ovviamente non tutto dall'inizio. Ti ho mai raccontato che una volta le imposte al secondo piano si sono spalancate e ho cercato di scappare. Non potevo scendere e quando sono tornato indietro si erano... Basta che appianiamo questa disputa. Ti sento, bastardo. Ehi, sveglia, mi senti? Probabilmente è stato il vento. Ora sei mio. Aggiratelo! Qualcuno venga qui! Controllate dappertutto! La sorella minore di creatura eroica, quel bastardo. Vedi di muoverti? Tu! Chi sei tu?
Tanti Coldridge hanno lasciato fuggire Corvo. Chissà che farà ora. Hiram, anzi Lord Reggente, come vuole essere chiamato, si fida dei dispositivi di sicurezza di Sokolov sparsi per tutta la città, ma io non sono altrettanto tranquillo. Perlomeno ora la bambina è in un posto sicuro. Visitandola due volte al giorno, ho molte opportunità di esaminare le strutture, come dico. Almeno questo è un dato positivo. Ghiottone, il mio ragazzaccio cattivo. Più tardi ti darò un croccantino. La capisci quella parola, vero? Scusa,
Vi prego, è mia sorella, non è una strega, ve lo giuro! Fuori dai piedi! Ti aspetti un trattamento di favore solo perché è tua sorella! Deve bruciare, bruciare come tutte le streghe! Bertolt, non farmi prendere! Giuro di non aver fatto niente di male! Frena la tua... Laggiù c'è qualcuno! Voglio il tuo sangue, maledetto! Sei spuntato fuori dal nulla. Se non fosse stato per te, saremmo morti. Ti saremo sempre debitori. Non so come ringraziarti. Porterò al sicuro mia sorella, ma prima credo di sapere come ringraziarti. Nel dormitorio c'è una cassaforte. La combinazione è 203. Prendi ciò che vuoi e buona fortuna. Sei tu.
Ehi, Corvo. Sono Samuel. Da quel che ho sentito, Campbell ha avuto una vita agiata. Forse non dovrei dirlo, ma un uomo di fede non dovrebbe vivere da barone. Sei pronto? Bene, andiamo.